Qualcosa di importante avevo dimenticato. All'interno di Natale Sapori e nel White Village abbiamo predisposto una casetta per la solidarietà ad una fondazione della dottoressa Maria Rosaria Madonna denominata Cuore e Amore. E qualcosa di bellissimo e qualcosa di singolare perché la dottoressa Madonna riesce a rendere felice la vita di questi ragazzi meno fortunati di noi. Adesso lascio la parola al professor Peretti. Stavolta gliela diamo davvero, allora diamo subito la parola al professor Vincenzo Peretti, che fra le altre cose, oltre ad essere docente universitario, è anche il direttore del consorzio del Provolone del Monaco DOP, 10 anni di DOP, gran galà, professore. Allora, dopo 10 anni, una piccola appendice avremo, quindi lontano dalla penisola sorrentina, lontano dai monti lattari. Ti do subito la parola. Grazie Roberto, grazie innanzitutto per essere stato invitato e perché fondamentalmente organizzare degli eventi del genere, sappiamo che dietro c'è una struttura e dei sacrifici che non nascono in una giornata, quindi complimenti dottoressa, perché effettivamente portare avanti iniziative del genere non è una cosa facile, soprattutto in questi ultimi periodi e in questo ultimo clima in cui noi ci troviamo. Natale e Sapori, logicamente, sono due temi importanti. Natale perché ci apre un periodo per noi ricco di ricordi. Il noi non ho ricordo particolare, ma più ricordo all'interno di una ricorrenza del genere. Natale per noi più che altro è il presepe, come diceva giustamente l'ingegnere. Nel presepe però c'è il Provolone del Monaco, e quindi voglio dire, per me è un evento fondamentale della tradizione. Il Provolone del Monaco è un prodotto, guardate, che io chiamo, è sempre stato una mia esperienza personale, soprattutto una crescita professionale anche mia universitaria, ma il Provolone del Monaco rappresenta un territorio, non lo guardate come un semplice prodotto, nasce in una zona bellissima che è la penisola sorrentina e i Monti Lattari, già il nome Monti Lattari vi fa capire che era i Monti del Latte, quindi il latte produce il Provolone del Monaco. Accanto a questo il Provolone del Monaco ha la tutela di una razza in via di estinzione, del bovino di razza gerolese. L'unica razza presente in regione Campania in via di estinzione è tra le 17 razze in Italia.